Allora, in una giornata così, credo che il valore, la bellezza di Villa Carlotta risalti ancora di più. E oggi siamo qui in questi splendidi giardini affacciati sul lago con la responsabile Mariangela Previtera, che ci spiega che cosa avviene proprio in questo fine settimana. Siamo in una delle più belle location, l'abbiamo già visitata più volte, che è appunto Villa Carlotta a Tremezzo. Buongiorno Mariangela. Sì, ciao Marco, buongiorno a tutti, grazie di essere venuto ancora una volta in Villa Carlotta, questa volta per un evento veramente importante, Fiesta. Che cos'è? Fiesta, poi parleremo con Gloria Campanelli, vieni Gloria. Buongiorno Gloria. Arte, Buongiorno. Gloria ce lo dice anche con questo motto, arte, silenzio, emozioni e natura. È un modo diverso di vivere Villa Carlotta dopo questa ripartenza che veramente ormai è esplosa, siamo oltre 75.000 visitatori quest'anno e Dall'inizio dell'anno? dall'inizio del 31 marzo, diciamo Sì, dall'inizio della dell'apertura. stagione. Sì. E poi con Gloria e Alessandra Pellegrini che hanno ideato questo festival in collaborazione con noi, queste giornate magnifiche ci porteranno, spero, molta gente che vuole provare silenzi, emozioni e natura a Villa Che cosa c'è, Carlotta. Gloria, allora? C'è di tutto, dalla mattina alla sera, laboratori, workshop, esperienze musicali, di silenzi, di meditazione, di degustazioni, di momenti di convivialità, di performance serali, lezioni magistrali, insomma, di tutto di più. In questo fine Dentro, in settimana, questo fine ovviamente. settimana, oggi e domani, c'è ancora posto per tanto pubblico curioso, però insomma prenotatevi, venite a trovarci perché ci sono degli artisti residenti meravigliosi che domani si È esibiranno. necessaria la prenotazione, Mariangela? Allora, sarebbe Aspetta, necessaria spostati leggermente che sennò non ti vedo. Ecco, Allora, cioè, la prenotazione è utile proprio per gestire anche le attività che vengono proposte al pubblico. Come diceva Gloria, ci saranno attività e sessioni di yoga e poi di public speaking e ancora altro. Poi, Mindfulness, esatto. laboratori di scrittura, di teatro, musica purtroppo al completo, però si può venire ad ascoltare e cercare di imparare qualcosa sentendo In proprio pratica il anche. pubblico paga un biglietto e in questo biglietto sono comprese tutte le attività. All'info point si iscrive ai corsi o a quello che vuole, diciamo, sperimentare e per di più anche la possibilità di degustare alcuni prodotti che sono offerti da degli sponsor d'eccezione, la Regoni d'Asiago e le cantine. Ricorde Viazza, Ce ne sono vari. Levoni, Infatti, Planet Farm, Luna Mediterranea, esatto. tanti food quality Quindi partner. diciamo che c'è sia degustazioni ma che anche attività, proprio perché alcune sono nella villa e altre sono nel parco, per mettere insieme appunto arte e natura. Quindi la bellezza La bellezza unica unica. di questi giardini, Mariangela, Esatto. e che, come hai Il detto, paesaggio il e del lago di Como, paesaggio, tenia il presente anche il lago lago di e Como poi, come. come diceva Gloria, ovviamente tutto quello che c'è lì I attorno. saperi, la creatività, l'arte a disposizione dell'essere umano, veramente. Abbiamo una grande fortuna stamattina perché Andrea Speri ha portato a lezione un pezzo proprio dedicato al lago di Como, un notturno numero 9 di Remo Vinci Guerra sul lago di Como. E voglio suonare sul d'inizio, Andrea. Allora, Dietrich, adesso dove ci siamo spostati Allora, per adesso siamo questo 2 giorni dedicato a Fiesta? nel parco perché, come abbiamo detto prima, le attività si svolgono sia all'interno della villa che anche nel parco. Abbiamo già avuto modo di dire com'è bello il nostro parco e appunto bisogna viverlo attraverso le proprie emozioni. Insieme a me c'è anche Alessandra Pellegrini che con Gloria Campaner ha ideato questo festival e quindi ci dice anche lei le sue, diciamo, considerazioni, Prego, ci Alessandra. racconta. Grazie, buongiorno. Siamo veramente in un paradiso, è un giardino E in effetti, meraviglioso. diciamo che Non se si non è scherza. paradiso poco ci manca, insomma, E quindi, oltre a quelle meravigliose sensazioni che abbiamo visto e la meravigliosa musica che abbiamo ascoltato in villa, ci sono tante attività nel parco dedicate alla scrittura, al teatro e poi anche piccole isole dove le persone Come possono, questa, come questa. giusto? E Questa sono nel questa è gazebo. un'isola dove, grazie a Maria Elena Levoni, gli artisti e il pubblico possono
confrontarsi e chiacchierare di quello che è uno dei grandi temi che e farlo qui, però Alessandra, ecco, molto interessante, esattamente. Il tema della gestione delle proprie emozioni, della capacità di capirsi, conoscersi, accettarsi. E quindi siamo in un angolo così, sicuramente può essere molto spiegante. Quindi Fiesta è anche questo? Sì, anche questo. Poi, Fiesta. Poi ci sarà un angolo di yoga, un angolo di public speaking. Quindi il parco vive di tante attività dedicate a conoscere noi stessi. Per queste attività, quelle che abbiamo raccontato fino adesso, appunto c'è un biglietto d'ingresso che comprende appunto la possibilità di spaziare dal parco con queste attività all'interno della villa, al teatro. Lo ripeto perché è compreso il biglietto d'ingresso, ma c'è un'offerta veramente notevole. Stasera poi ci saranno anche dei concerti. Quindi è un aperitivo sulla terrazza, tutti insieme per brindare a Fiesta. Quindi benvenuti alla sessione di yoga di questa mattina. Questo è l'angolo dove facciamo delle pratiche di connessione con la natura, dove andiamo a riconnetterci con la nostra interiorità, e chiaramente tutto questo si compenetra molto bene con le materie che state affrontando. Vi aiuterà a liberarvi, a liberare le vostre emozioni, a percepirle, a conoscerle, a saper lavorare con esse, a farci aiutare dalle energie, dagli elementi della natura per connetterci alla nostra sorgente creativa. Quindi vibrazione, ci solleviamo verso la nostra coscienza e andiamo a contattare la nostra energia, la nostra sorgente creativa, e sicuramente questa, la natura dove siamo inseriti, ci accompagnerà in questo viaggio che adesso potete sperimentare. Ecco, tutto però avviene con le cuffie, quindi come la famosa discoteca silenziata, giusto? È così, è corretto? Quindi lo yoga con la cuffia. Con la cuffia per godere fino in fondo, proprio nella propria intimità, la gioia di essere nella natura. Tutto questo è nato... Più natura di così, direi che insomma, proprio nel parco di Villa Carlotta, proprio in questo angolo, che sembra un angolo di paradiso, giusto? Assolutamente. E quindi ribadisco, le giornate di oggi e domani sono due giornate veramente speciali, perché oltre alla possibilità di godere della visita del parco e del museo, voi potete avere tantissime attività, tra cui seguire delle lectio magistralis, un master di pianoforte e musica classica, seguire invece dei laboratori veri e propri di scrittura e teatro, e poi in giro per il parco troverete attività di ogni tipo, dall'aspetto meramente conviviale di assaggiare delle tisane straordinarie, dei salumi, dei vini e quant'altro. Poi incontrerete la maestra di yoga, la maestra di mindfulness e il maestro di public speaking. Io sono Ilaria Gasperi, qua stiamo iniziando una nuova sessione di scrittura autobiografica con le mie alunne fedelissime da ieri, poi adesso ne arriveranno degli altri, ma intanto proseguiamo nei nostri discorsi. Ecco, ci spieghi che cosa fate, che cos'è questa scrittura? Allora, facciamo degli esercizi legati soprattutto al modo in cui le emozioni e la memoria delle emozioni influenzano la scrittura. Ieri abbiamo iniziato a fare un esercizio, diciamo, un po' di gioco, e oggi ne faremo degli altri. Quindi ci saranno delle parti in cui io spiego un po' di cose, delle parti in cui loro scrivono, delle parti in cui ci si confronta su quello che si è scritto, e poi leggeremo insieme delle cose, leggiamo insieme dei testi, guardiamo delle immagini. Oggi facciamo un lavoro sulle fotografie. Bene, allora direttrice, abbiamo visto che in questo fine settimana abbiamo veramente di tutto, lo yoga, la scrittura, tanto altro, insomma, qui a Villa, cioè non è solo il bellissimo parco questa volta. No, questa volta non è solo il parco, vogliamo proprio offrire c'è anche il un'altra parco. Esperienza di vivere il parco e la villa, infatti l'avevamo un po' sottolineato anche prima, e per quello che ci sarà un biglietto d'ingresso, ma il biglietto d'ingresso comprende anche queste attività, quindi non è il semplice biglietto d'ingresso. Come avete visto ce ne sono moltissime, anche Alessandra prima vi ha raccontato che ci saranno anche delle esperienze di degustazione, un aperitivo e degli spettacoli musicali anche alla sera, tra cui
diciamo, quello forse che mi piace ricordare è quello sulle pietre sonanti che Gloria Campanera appunto animerà con la sua capacità e la sua, diciamo, professionalità. In più la restituzione anche di uno spettacolo teatrale, quindi voglio dire, chi arriva a Villa Carlotta trova il parcheggio, la prima cosa che di solito tutti ci chiedono, ma lascia la macchina e poi si dimentica anche della strada. Perfetto, devo dire così, giusto Alessandra? Che bello, sì, molto divertente. E questo immagino. È il weekend di fiesta. Assolutamente, sì. E poi si concluderà domenica con una grande fiesta proprio, che inizia alle 3 del pomeriggio con tutti i partecipanti artisti che saranno on stage appunto a dire quello che a dare al pubblico quello che hanno fatto durante questi due giorni. Poi ci sarà una lezione magistrale sul rapporto natura e arte con Mancuso e Baricco e poi ci sarà un brindisi con tanta sangria seguendo il tema di fiesta. Esatto. E in ultimo Alyosha, questo grande artista DJ del Casino Royale, che ha studiato proprio una sonorizzazione del parco e della terrazza per noi, e così concluderemo il weekend di fiesta. Grazie a tutte e due. Grazie. Grazie a tutti.